Eccoci, salve a tutti. Oggi siamo con l'ingegner Marcello Nicodemo, che è il direttore del consorzio di bonifica Velia, che è un consorzio che ha operato soprattutto negli ultimi 40 anni, soprattutto sull'area dell'Alento, costruendo dighe, mettendo in piedi tutto un sistema di irrigazione con possibilità di prendere l'acqua ogni 500 metri nell'area dell'Alento, fino ad arrivare a certe altezze, anche a insomma, dell'ordine dei 600 metri. Ecco, e negli ultimi anni, adesso io non mi ricordo la data precisa, gli anni preciso, però il consorzio ha avuto un'estensione territoriale, cioè dal bacino dell'Alento la sua competenza è stata estesa fino a comprendere il Lambro, il Mingardo e il Bussento. Ecco, e siccome noi stiamo lavorando sul territorio del GAL, che è appunto quello della comunità montana Lambro, Mingardo e Bussento, ecco, io vorrei ragionare con Marcello su quello che è stato fatto in questi anni, quello che non è stato fatto per vari problemi, magari anche di carattere burocratico, e quello che si potrebbe fare, considerando che l'acqua, da quello che è emerso da questa intervista che io ho fatto in questi ultimi 2 mesi, è un tema cruciale. Ovviamente lo sappiamo, l'acqua è strategica non solo nel Cilento, ma ovunque. Ecco, però, siccome qui c'è un sistema di transumanza estiva dal basso verso la montagna, verso l'alta collina, ecco, e cosa succede? Che, per esempio, quest'estate è stata molto calda, siccitosa, che però non sarà un caso a sé, perché i prossimi anni tutti ci dicono che con i cambiamenti climatici queste estati saranno sempre più siccitose, sempre più calde. Si parla di desertificazione del centro-sud d'Italia, ecco, tanto per essere chiari. Quindi l'acqua è una risorsa, diventa una risorsa strategica, e per gli allevatori significa che quest'estate, già alla fine di maggio, primi di giugno, le sorgenti si sono seccate, e la difficoltà di avere l'acqua, ovviamente, è di avere anche dei pascoli che fossero adeguati rispetto alle necessità degli animali. E la difficoltà maggiore nel territorio del GAL è legata anche al fatto che siamo in un'area calcare dal punto di vista geologico, diversa, molto diversa da quella del bacino dell'Alento, che è un'area del flysch, cioè un'area argillosa, dove quindi se ci sono delle sorgenti l'acqua scorre in superficie, mentre invece nell'area del calcare tende a poi a entrare dentro degli inghiottitoi e di finire poi magari verso il mare, no? Senza mai riemergere, oppure riemergendo a valle. Ecco, quindi ci sono poi nell'Ambro, Mingardo e Bussento, che sono tre fiumi, tre torrenti, diciamo, ecco, che scorrono. Quelli sono gli unici, diciamo, che effettivamente scorrono con una continuità annuale. Ecco, Marcello, scusa, l'ho fatta lunga, però era per inquadrare. Ecco, vorrei che appunto tu ci raccontassi un po' il consorzio, questo tema dell'estensione delle competenze e cosa in questi ultimi anni, da quando ci avete avuto questa estensione, avete fatto, in particolare rispetto, per esempio, alla mappatura delle sorgenti. Prego. Salve, salve. Ti ringrazio dell'invito e sicuramente un invito che raccolgo perché mi dà anche la possibilità di fare una riflessione e punto su problemi e domande che nel corso degli anni il consorzio si è posto ed è stato posto al consorzio. Nell'ordine, una precisazione innanzitutto. Il comprensorio è stato esteso però fino all'Ambro e Mingardo, quindi la zona del Bussento, diciamo, è esclusa dal comprensorio, quindi per essere precisi. In passato e personalmente non mi sono mai, il consorzio non si è mai interessato di
censimenti di sorgenti né tantomeno di alimentazioni di pascoli in quota. È un argomento tecnico che noi non abbiamo mai affrontato. I sistemi nostri sono un po' più, diciamo, complessi e finalizzati ad altre domande, a rispondere a altri tipi di domande. Tuttavia, per quanto riguarda invasi collinari in quota, ti devo dire che, sebbene nel corso degli anni tutti, che io ricordo, negli ultimi 20 anni i programmi regionali con risorse della comunità europea prevedevano e hanno sempre previsto la possibilità di progettare e realizzare laghetti collinari, per le verità più destinate all'agricoltura che non all'allevamento, è indifferente, tuttavia, anche perché poi in entrambe, diciamo, queste funzioni sarebbe comunque implicita la funzione essenziale che è quella dell'antincendio, dell'antincendio. Dicevo che per quanto riguarda i laghetti collinari, noi abbiamo portato avanti un'iniziativa che avevamo già iniziato negli anni 90, se non prima, di studio di fattibilità di una serie di laghetti, però erano limitate al bacino dell'Alento. Due o tre anni fa abbiamo fatto, su spinta dei comuni di Stio, Monteforte e Magliano Vetere, un accordo. Con questo accordo si conveniva un percorso in base al quale i comuni finanziavano, diciamo, la parte di prefattibilità iniziale con una quota minima, e che questo studio di fattibilità iniziale avrebbe dovuto essere, diciamo, lo spunto iniziale per attivare tutto il percorso, diciamo, autorizzativo e progettuale che è necessario. A parte la formalizzazione, poi non è andato oltre, perché, come al solito, i comuni, soprattutto i piccoli comuni, hanno delle criticità serie proprio nella mobilitazione anche di modestissime risorse, come era il caso. Per la verità, un'iniziativa nel comune di Caselli in Pitteri fu assunta dal consorzio, insomma, oramai risalente ad un decennio fa. È un'iniziativa molto interessante, perché però non riguardava i pascoli in quota, ma un'iniziativa tesa a recuperare tramite un sistema di collettamento molto, molto articolato una serie di sorgenti poco significative, ma che non solo poco significative, ma che poi nel periodo, diciamo, critico si esaurivano. Allora il concetto molto banale era questo: venivano collettate, cioè venivano raccolte, venivano immagazzinate in una vasca, roba da 50.000 metri cubi, e che poi questa vasca restituiva queste acque accumulate nel periodo invernale
diciamo nel periodo critico estivo. La cosa interessante in quel caso era che paradossalmente che queste piccole sorgenti che anticamente venivano impiegate anche per alimentare degli orti, con l'abbandono delle campagne, che cosa era successo? Che erano stati abbandonati anche i canali che convogliavano queste acque. Il paradosso dove che stava? Che queste acque di sorgente non convogliate andavano ad alimentare sistemi franosi, per cui al danno la beffa, non solo non venivano utilizzati in quanto canali, ma che queste acque non incanalate alimentavano dei sistemi franosi. Era un progetto, quindi era un progetto integrato, nel senso che aveva questa ambivalenza in un certo senso di difesa suolo scusa Marcello, ti volevo dire ti volevo dire, secondo te, no, così adesso così a spanne, ovviamente, che bisognerebbe fare uno studio, una ricognizione del territorio, casi come questi, secondo te ce ne sono più di uno, io credo, no? Perché questo che ho raccontato io, certo. sul territorio, perché sicuramente io ho visto, per esempio, delle opere, quelle che dici tu, di canalizzazione, che erano molto artigianali, utilizzando pietre, utilizzando coppi, utilizzando parte anche dei tubi, eccetera. E qualcuno, ho visto qualcuno che le ha rimesse in piedi, per esempio nel comune di Montano Antilia. Ecco, ce ne sono sicuramente tante, perché quelle erano proprio, non erano opere, come dire, eterne, erano opere che richiedevano una continua manutenzione da parte degli agricoltori, che ogni anno poi rimettevano le pietre, rimettevano le cose. È chiaro che se non ci sono più gli agricoltori, tutto quel sistema rischia di... Non è che si può mettere a mantenere un sistema così arcaico, assolutamente. Sto dicendo che... Gli architetti, ma non era proprio possibile. Non è che dobbiamo rimettere in piedi un sistema così, dico soltanto che quei sistemi funzionavano e quindi evitavano che l'acqua, per esempio, andasse a fare poi dei danni, e ovviamente quando poi serviva veniva utilizzata anche per l'agricoltura, dei terrazzamenti o cose di questo genere. E bisogna però appunto riattualizzare tutta sta parte, perché sennò rischiamo che questo territorio, non solo c'è un problema di spopolamento Quindi noi ci eravamo concentrati su questo su questa tipologia di intervento, che era, ti ripeto, per noi molto molto interessante, perché da un lato ovviamente il sistema di canalizzazione sarebbe stato razionalizzato, ovviamente con delle condotte in pressione, ma che aveva, ti ripeto, il suo diciamo fulcro nella, non solo di drenare queste acque, ma di conservarle con un accumulo. Un'idea semplicissima, non ci inventavamo niente, anche perché poi questo, poi in uno scenario di cambiamento climatico, come hai detto tu, di eventi estremi, e diciamo questa iniziativa è sicuramente lodevole, nel senso che è l'unica possibilità tecnica di poter far fronte agli eventi estremi, è proprio quello di accumulare e conservare l'acqua. Non è che ci stanno altre possibilità tecniche. Quindi questa iniziativa per il comune di Caselli in Pitteri, che si è fermata per il momento ad uno studio di fattibilità, l'idea era quella di estenderla, per esempio, ha detto tu bene, perché una situazione analoga c'è pure a Montana Antilia e a quei comuni di quella cintura del Bulgaria, eccetera. Tra l'altro, effettivamente, come dici tu, caratterizzata dai calcari e da quella idrogeologia caratteristica. Perché non è andata avanti? Perché a livello nazionale, e i programmi
i programmi per l'irrigazione a livello nazionale, i programmi per l'irrigazione, sto parlando degli ultimi 10 anni, prevedono in via esclusiva quello che progettazione e interventi nel campo della razionalizzazione, nel senso di implementare sistemi irrigui esistenti, esistenti con per ridurre i consumi e le perdite. Quindi tutto quanto lo sforzo coerente con indicazione e direttive dell'Unione Europea è tesa alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua, così intesa specificatamente come riduzione delle perdite. Allora capirai che rispetto a delle domande così specifiche, così precise, tu non puoi candidare, così come non abbiamo potuto candidare un'iniziativa di questo tipo. Ed è il motivo per cui poi alla fine non abbiamo avuto interesse, non avendo la possibilità di far finanziare la possibilità di dare una concreta possibilità di finanziamento a un progetto di questo tipo, ovviamente ci ha lasciato, nonostante l'impegno, ti ripeto, nonostante che noi ritenevamo che fosse una cosa, almeno per quanto mi riguarda, innovativa e interessante per quel tipo di territorio. La verità è che, ma questo andiamo in un discorso molto più ampio che certamente non è il momento, su quello che è stata la politica comunitaria e la politica in tema di irrigazione e in tema di gestione delle risorse idriche. Ma sostanzialmente... Scusa Marcello, tu, prego, stai dicendo che praticamente l'Unione Europea e le politiche nazionali hanno consentito negli ultimi 10 anni, e poi ragioniamo sul futuro, di fare soltanto opere praticamente di razionalizzazione dell'esistente, cioè di tesa colla finalizzata alla riduzione dei consumi idrici in agricoltura. Non potevi andare a dire: no, guardi, io voglio utilizzare l'acqua ancorché residuale perché io voglio irrigare questi terreni che 100 anni fa o 30 anni fa erano irrigati. Non è possibile. Tu pensa che il paradosso che noi sono oramai 15 anni che nel bacino dell'Alento che dobbiamo completare l'irrigazione con l'acqua già disponibile, che è l'acqua della diga che è già disponibile, la rete primaria già disponibile, ma dobbiamo completare la rete di distribuzione per alcuni territori. Bene, in 15 anni non riusciamo a farlo. Perché anche se c'è la possibilità che tecnicamente tu nella domanda puoi inserire questo tipo di progettazione, però quando vai nei criteri di assegnazione dei punteggi, quando tu prevedi il concetto di nuova irrigazione, assolutamente tu sei tagliato da fuori. Questo è il motivo sostanziale perché noi, cioè l'idea di andare in questa parte di comprensorio esteso a proporre irrigazione che si caratterizza come nuova irrigazione, ancorché andare a recuperare una tradizione secolare, eccetera, eccetera, non ha possibilità assolutamente di successo. Quindi che strada bisogna seguire per fare qualcosa? Per questa cosa specifica c'è un problema diciamo politico, che il consorzio ha posto da anni e che abbiamo interesse a far valere la nostra specificità.
Il Cilento è una realtà particolare della regione Campania. Il concetto di agricoltura comprende la quarta gamma della piana del Sele e comprende l'agricoltura che si fa nella piana campana, che non solo è un ordine di grandezza differente in termini di impieghi di volume, ma concettualmente è una cosa completamente diversa, perché nel Cilento l'agricoltura è essenzialmente conservazione e uso del suolo. Giustamente ti hanno detto al parco, la specificità del parco è che è la presenza dell'uomo, non della natura. Allora, se scompare l'uomo nel parco, il parco non ha motivo di esiste, non so se, e per far mantenere l'uomo nel parco c'è bisogno anche, non so, ovviamente, dell'acqua o di questo tipo di infrastruttura. Allora, quando tu fai competere su uno stesso piano un progetto di agricoltura o di irrigazione nel parco del Cilento o nella zona del Cilento con quelli della piana del Sele, è chiaro che è vincere facile, perché non c'è confronto. Non so se sono stato, se Molto si può chiaro, dire, sei sono stato stato. molto chiaro, perfetto. Se, ma è questa, diciamo, insomma, io non voglio andare a fare la cosa. Non so se tu ricordi, la politica della polpa e dell'osso, ti ricordi, no? Come no, Com'è? Manlio Rossidoria. Il Esattamente. Manlio Rossidoria. Esattamente, è così. Per me, scusami questa situazione, diciamo, storica, ma il nesso è ancora là, è ancora là. Considera a quello poi, considera ancora che dal punto di vista, diciamo, del peso, non dico politico, ma dal peso proprio demografico, il Cilento è praticamente niente. Allora aggiungi queste due cose qua. Per cui, a fronte di tutta questa sensibilità, conserviamo le aree, il Cilento è importante per l'equilibrio di una regione come la Campania, poi alla fine si concretizza in no, non si riesce a cogliere questa specificità. Io non posso competere con A. Sì, sarò pure bravo perché gli altri. Perché noi sappiamo, insomma, siamo stati più bravi perché abbiamo fatto i progetti, questo e quell'altro, però alla fine tu non puoi competere con questi handicap notevolissimi quando ti fanno questi programmi a cui devi rispondere con queste domande che tu ti devi confrontare con l'agricoltura del nord. Per cui oggi la domanda degli ultimi 10 anni, la possibilità di fare progetti in irrigazione, lo sai qual è stata? Era che bisognava trasformare quelli che erano i canali a pelo libero, cioè le canalette o i canali a pelo libero del nord, in canali in pressione per ridurre le perdite. Tu mi dici come io faccio a competere come Consorzio Velia a proporre un progetto a Caselli in Vitteri oppure a Montagna Antiglia che mi vada a raccontare quelle cose che ci siamo detti, quello, a parte che non manco capisci, dice, ma tu che vuoi? Non so se sono stato chiaro. È chiaro. Invece, devo dire che per quanto riguarda gli invasi, e qui c'è obiettivamente una possibilità, e devo dire che tutti i programmi comunitari negli ultimi almeno 20 anni hanno sempre insistito su questa possibilità di fare questi piccoli invasi. Obiettivamente è così. Ci sono state assegnate delle risorse e quando parlo di piccoli invasi stiamo parlando sia di progetti che si possono fare a quote relativamente basse, ma quando parliamo di quote relativamente basse nel Cilento stiamo parlando da 200, 300 a 400 metri, sia a quota più alta, quella dei pascoli montani. Non è che c'è un divieto o che tecnicamente non si possa fare.
qualche tempo fa ho avuto un contatto col comune di Ottati, eccetera, poi quando gli ho spiegato come bisognava andare avanti, come con se, giustamente un piccolo comune non può affrontare una cosa complicata come quella della realizzazione di un'opera come può essere una vasca, che giustamente richiede un approccio professionale e di estrema competenza in relazione al fatto che sono opere diciamo che comportano dei rischi e quindi giustamente il legislatore si cautela in termini di progettazione e gestione di queste opere. Devo dire che anche qui la regione Campania, per esempio, a differenza, non so se è stato un vantaggio o meno, ma per le piccole invasi superiori a 5-10 mila metri cubi, di quelle che parliamo noi, perché insomma quelle che parliamo noi dell'ordine insomma dei 20 mila metri cubi sotto i 50 mila metri cubi, mentre la normativa relativa a questi piccoli invasi, la normativa statale, ha fatto da ormai oltre un ventennio una legislazione, nel senso che ha demandato alle regioni le specifiche tecniche relativamente alle cosiddette piccole dighe. Piccole dighe sono quelle inferiore alla doppia condizione, inferiore a 1 milione di metri cubi di invasi e a 15 metri di altezza. Ecco, quindi quando tu hai un invaso con queste caratteristiche non è considerata grandi dighe, è considerata piccole dighe e la relativa normativa è stata diciamo demandate alle regioni. Tutte quante le regioni hanno fatto una specifica normativa su questo. La regione Campania non è riuscita a fare ad alcuna normativa in tema di piccole dighe. La cosa interessante è che nell'ambito delle piccole dighe a sua volta viene fatto un'ulteriore suddivisione. Viene detta categoria A e B o prima o seconda. Quelle che noi interessa è la categoria seconda, cioè quella di invasi di altezza inferiore a 10 metri, inferiore a 10 metri e di capacità di invasa inferiore a 50 mila metri cubi, che è proprio la fattispecie nostra, anche perché tecnicamente a quelle quote non è che puoi fare più di questo. E qui è oggi nella regione Campania non c'è una normativa di questo tipo. Non è che questo sia un impedimento, anzi, dove le hanno fatti sono stati o hanno diciamo fatto un copia e incolla, per essere franco, della normativa relativa alle dighe, per cui chi ha scritto non si rendeva conto di quello che diceva. E ne parlo con competenza, in quanto, come sai, sono responsabile di 5 dighe, quindi so che cosa significa costruire e soprattutto gestire un invaso. In Regione Campania, per la verità, non, il fatto che non l'abbiano fatto, questo per il momento non è un impedimento per poter realizzare questo tipo, che resta, e questo è il punto fondamentale, una progettazione, e non solo progettazione, anche l'iter amministrativo, diciamo, molto, 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 molto complessa. Ecco, scusa, ma quindi, Qual è la scusa, soluzione? Marcello, scusa, Aspetta, che cosa succede? Succede questo, che il piccolo comune, tu immagina se il piccolo comune si metta a progettare, ha la possibilità proprio tecnica o di pensare a progettare un piccolo invaso, ma scordato.
È un compito sicuramente delle comunità montane che in passato le hanno fatti questi piccoli invasi, con successi più o meno successi, però potrebbe in questo caso, e questo cito l'iniziativa che facemmo qualche anno fa con l'Ambre Mingardo, ci stava un presidente, diciamo, che a noi recuperammo un vecchio progetto di fattibilità a loro, però poi questa iniziativa, come al solito, non, il presidente non ci fu più e quindi non è andato avanti. In questo caso, se non ci vuole, a mio giudizio, a parte il fatto tecnico, è che non è sufficiente nel nostro caso, ci vuole anche un accordo di tipo, tra virgolette, politico e di sostegno. E questo dovrebbe essere tutto sommato la forza, diciamo, delle nostre terre, che insomma, si mette il parco, le comunità montane, i comuni e il consorzio velio, ognuno fa la propria parte, però noi non possiamo, per sempre per dirti, pensare di implementare 10 piccoli invasi con un costo iniziale di progettazione che notevole e poi andare a sbattere contro, più che a sbattere contro, diciamo, superare tutti i momenti autorizzativi che comunque sono necessari, importanti, ma che ovviamente, come ti dicevo l'altro giorno, o fai un'opera da 50.000 metri cubi o da 10 milioni di metri cubi, insomma, è sempre dal punto di vista burocratico, e progettuale, sono più o meno la stessa cosa. Ecco, scusa, ma quindi per capire, la Regione Campania non ha fatto una normativa su questo Sì, tema ma questo specifico? No, non è il motivo, no, 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 ma non è il motivo, forse è meglio. aspetta, voglio chiederti due cose. Quindi si usa cosa? La normativa nazionale No, no, eventualmente? no, 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 no. E secondo, se non ha fatto una normativa ad hoc, questo significa anche che sul piano dei finanziamenti, la regione non mette soldi su queste cose, giusto? No, 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 sono due piani distinti, l'uno non vede l'altro, cioè il PA mette i soldi, però se io oggi presento un progetto e lo presento, non so, a tutti i vari organi, eccetera, per esempio il riferimento, tecnico per quanto riguarda specificamente le dighe, come non c'è, tutto qui, ma non è che vuol dire che non si possa fare, assolutamente, e né questo è il motivo per cui almeno noi non abbiamo fatto le opere, per te Ho appunto. capito. Quindi tu, però, ecco appunto, tu sottolinei il fatto che queste cose sono fattibili, sarebbero fattibili sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista tecnico. Il problema, tu dici, è fondamentalmente un problema di garanzie politiche rispetto a tutta una procedura che è molto onerosa e molto anche piena di difficoltà tecniche e burocratiche. E quindi dici, il consorzio non si mette in un percorso di questo genere se non c'è un accordo politico, di tutti i soggetti del territorio, che va dai comuni, le comunità montane, il parco e così via. Questo è quello che tu stai dicendo, Esattamente, giusto? esattamente. Bene, questo è importante perché è importante che fare chiarezza su quali sono, le questioni, nel senso che qui, siccome il ragionamento della zootecnia, soprattutto per il territorio del GAL, che è quello su cui stiamo ragionando, è un tema che io interpreto come un problema di assunzione di responsabilità delle amministrazioni da una parte, ma anche più collettivamente degli allevatori, quindi delle imprese, insomma di tutti i soggetti del territorio, cioè il tema di capire che da qui a 5 anni. La questione della zootecnia, se non si fanno delle cose, tra cui forse anche questi laghetti, se non si fanno degli interventi, ecco, è molto probabile che, viste anche le condizioni generali di mercato, no? Cioè il fatto che, le importazioni sono di prodotti che vanno dalla carne al latte ai formaggi, sono totalmente liberi, quindi c'è una concorrenza di prezzi di paesi che producono a costi chiaramente molto minori rispetto ai costi italiani e anche ai costi cinentani.
da una parte, e dall'altra c'è diciamo il fatto che i contributi pubblici che venivano dati agli allevatori negli ultimi 15-20 anni fa, ma ancora adesso, diciamo, sono stati via via ridotti e saranno forse sempre più ridotti. Quindi il problema è che o gli allevatori sono in grado di fare un salto di qualità, diventare da famiglie, aziende e lavorare più per il mercato, quindi più lavorare sulle produzioni, migliorare la qualità, cercare di costruire appunto un sistema anche di vendita diretta oppure di distribuzione, eccetera, rischiamo di non avere più, fra 5, 6, 7 anni, di non avere quasi più allevatori sul territorio. Questo è il punto. Quindi io lo dicevo, ecco, questo discorso era quello di coinvolgere anche il consorzio in questa riflessione, perché, come dico, non è un problema solo degli allevatori, ma è un problema del territorio, no? Cioè decidere che cosa vuole diventare, cosa vuol fare, perché poi magari fra 5 anni ci si sveglia e dice: oh, caspita, però avevamo tanti allevatori, adesso non ce l'abbiamo più, no? Avevamo tanti animali, adesso non ce l'abbiamo più. Come mai? No, come mai? Perché se non si fanno degli interventi, si rischia appunto di che le aziende chiudano, ecco, semplicemente questo, perché hanno dei costi, hanno delle difficoltà, appunto citavamo l'acqua come un tema centrale, perché i cambiamenti climatici da qui a 5 anni, no, magari la situazione sarà molto peggio. Abbiamo visto che, tra l'altro, noi siamo nel Mediterraneo, no? Si parla di un aumento della temperatura degli 1,5 gradi anche a seguito di questi accordi di Glasgow, ma noi sappiamo perfettamente che il Mediterraneo, essendo un mare, diciamo, interno, come dire, la temperatura è già aumentata di oltre 2 gradi. Quindi in realtà noi siamo già oltre quella fase, diciamo, no? Poi nessuno lo dice, ma i dati ci sono, ecco, basta andare a vederlo, no? Ecco. Quindi, ecco, scusa, tropicalizzazione del clima si chiama. Esatto, ecco. Però tropicalizzazione del clima è questa, che comprende la fascia nordafricana, il Portogallo, la Spagna, l'Italia meridionale, la Grecia e la Turchia. Questa è questa fascia più a rischio. Esattamente, e Cilento ci sta totalmente dentro. Certo. Questo è il problema. No, ci sta due volte dentro. Esatto. Quindi o ci diamo una mossa, oppure cioè troveremo un Cilento fra pochi anni, perché questi processi, quando poi scattano, sono velocissimi, sono accelerati, e lo vediamo, insomma, no? E lo vediamo dal punto di vista degli eventi estremi che succedono, insomma, no? Ecco, quindi, ecco, io da questo punto di vista ti ringrazio, perché tu hai fatto chiarezza rispetto a quali sono, diciamo, i vincoli e anche le opportunità che il consorzio avrebbe di fare delle cose, di muoversi, di essere un soggetto proattivo, ecco. E quindi mi auguro che, insomma, ecco, su questa intervista serva per, come dire, far capire che, appunto, tu dicevi, è un problema anche e soprattutto di tipo politico, cioè, perché evidentemente, cioè, no, le incognite rispetto a un percorso, quello per esempio appunto di ragionare sulla costruzione di alcuni piccoli invasi, ha tutta una serie di incertezze, e questi rischi vanno in qualche misura ridotti. Ecco, questo mi sembra un discorso anche molto coerente, ecco, da questo punto Alessandro, di vista. Alessandro, ti vorrei raccontare, tu lo sai che ormai sono oltre 35 anni che faccio questo lavoro, e ti racconto questo episodio perché è emblematico della realtà. Ascolta, quando più o meno più di 25 anni fa dovevamo progettare l'impianto di irrigazione, di distribuzione, perché la diga, insomma, era quasi completata, quindi dovevamo. E allora con Luigi Miranda ci ponemmo il problema, dice: ma guarda, ma no, non ci rendereci, ma e abbiamo avuto uno scontro, ascolta, tra quelli che dicono: scusa, ma nel Cilento ci sta l'ulivo, ci sta la vite, ma l'acqua a che serve? Anzi, noi, ascolta, noi ci stiamo battendo perché vogliamo il DOP
il disciplinare del DOC e del DOC prevede che le colture devono essere seccanti, cioè senza acqua, cioè l'ulivo per essere deve essere senza acqua, la vita senza acqua. Beh, e noi ci siamo scontrati con questi, e prima ancora che venisse fuori il cambiamento climatico, facevamo discorsi molto molto più semplici e dire: guardate, ma voi se volete fare un'agricoltura che vuole sostenere il mercato, non potete dire un anno o due anni, perché questo è il ciclo idrologico, indipendentemente dal cambiamento climatico, quello si è accentuato, e dire no, quest'anno io ho prodotto di meno perché ha piovuto di meno. Insomma, tu questo in un'economia spinta come questa è competitivo, tu non lo puoi dire, perché tu se tu ti sei conquistato una fetta di mercato ancorché microscopica, tu non puoi dire no, quest'anno il mercato io non lo faccio. Benissimo, a distanza di vent'anni noi parliamo con i produttori, i quali dicono che è una cazzata, scusami il termine, la condizione di non irrigazione dei ditini e degli uliveti, mi segui, perché per garantire la riproduzione a maggior ragione in uno scenario di cambiamenti climatici ci vuole l'acqua, quindi noi ci siamo anche dovuti scontrare contro questo tipo diciamo di approccio nell'agricoltura e nel Cilento, capito? Certo. Noi abbiamo dovuto convincere le persone, guardate che senza acqua non si vive. E per citare ancora questa un'altra, così, cioè, io poi c'è mille persone possono non amarsi, ma mille persone senza acqua muoiono. Perfetto, va bene. Non è mia questo, ovviamente. Ok, va bene, io ti ringrazio Marcello, è stato molto utile, perché appunto tu hai parlato con chiarezza, e quindi credo che insomma il messaggio, chi ascolterà questo messaggio non potrà dire di non sapere come stanno le cose. Grazie a te, buone cose.